bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, quotidiana rassegna stampa della nostra testata giornalistica. Allora, iniziamo subito con i nostri giornali, partendo dalla prima pagina del Messaggero Abruzzo. In primo piano la primavera pazza, nevicata record, all'Aquila scatta l'emergenza freddo, prorogata l'accensione dei termosifoni, disagi sulla A24, veicoli di traverso e difficoltà di passaggio per i mezzi spargisale. Vedete, la fotografia è abbastanza eloquente della neve che è caduta sull'autostrada e un po' in tutto l'Aquilano. E poi nel taglio alto, ovviamente, la festa del 25 aprile, festa nonostante il maltempo, scrive il giornale. Legnini, attualissimi i principi e i valori di solidarietà ed uguaglianza veicolati proprio dal 25 aprile. A Pescara, Brigata Maiella e Carta Costituzionale, la formazione partigiana più straordinaria dell'intera resistenza italiana, così il governatore D'Alfonso alla cerimonia che si è svolta in piazza Garibaldi. All'Aquila ha premiato l'ultimo dei partigiani, Arnaldo e Torre, e l'ultimo dei partigiani aquilani della gloriosa Brigata Maiella. Di spalla, abruzzese arrestato per legnami con le cosche, dunque si cambia argomento, si parla di mafia, una notizia che arriva sempre dall'Aquila. Nei guai è finito un avvocato di Tagliacozzo, ex assessore del comune di Briatico. Andiamo adesso nel taglio basso. Chieti, lauree facili, parla l'ex preside Sciarra. Alla facoltà non si può attribuire nessuna responsabilità né amministrativa né penale. Quattro giorni dopo la notizia delle 250 lauree facili che verranno annullate dall'Università d'Annunzio di Chieti, interviene Ezio Sciarra, all'epoca dei fatti preside di Scienze Sociali. Andiamo sotto la testata adesso. Pescara, servizi di qualità e piscine, la carta vincente dei balneari. Poi Casa Canditella, due giorni al castello per la vedova di Dino Risi che ama l'Abruzzo. E ancora Pescara, sede della regione nella City, stop dal Consiglio di Stato. Legittimo l'ampliamento del piano di rischio da parte dell'ENAC. Il cambio di destinazione resta legato al calcolo di carico antropico. Cambiamo testata, adesso andiamo a vedere insieme le prime pagine del Centro, partendo da quella di Pescara. Si accascia e muore davanti al bingo, il titolo di apertura dedicato alla cronaca. Dipendente 49enne della sala giochi di via Michelangelo a Pescara crolla improvvisamente in strada, aveva appena terminato il suo turno di servizio, era cardiopatico, inutili i soccorsi del 118. Nelle cronache parla il titolare del sanzificio, tre operai licenziati per l'azienda ferma. Così Rocco Schiavone, che vedete nella fotografia, è stato costretto a licenziare tre dei 20 operai per lo stop dell'impianto durato all'incirca 3 mesi. Lo rivela lo stesso imprenditore, che ora è tornato a sorridere dopo aver passato 4 mesi da incubo con il suo stabilimento finito sotto accusa per la puzza. E poi, comune sotto accusa, opere dimenticate, Michetti fa causa, la figlia dello scultore Vicentino Michetti, stanca di promesse e silenzi, dopo 5 anni di attesa è decisa a riprendersi le opere donate dal padre alla città e per le quali il comune non ha mai allestito la collocazione promessa nella sala degli alambicchi dell'Aurum, ma questa volta, oltre alle opere per le quali si è già fatto avanti un altro comune abruzzese, Laila Michetti vuole il risarcimento per il danno arrecato alla memoria dell'artista. Nelle cronache di Montesilvano, giunta Maragno, il caso delle quote rosa ora finisce davanti al TAR. Andiamo a centropagina, stop ai pasti nell'ospizio, penne, 9 anziani costretti a lasciare la casa di riposo. E poi la fotonotizia con la chiusura della rassegna della Mostra del Fiore all'ex Cofa di Pescara, del porto di Pescara, Mostra del Fiore omaggio al Pescara Calcio con un delfino realizzato interamente con i fiori proprio per celebrare gli 80 anni del club. Andiamo a vedere anche lo spazio dedicato alle idee, la sterile Europa degli Stati e l'articolo di Renzo Guolo. Andiamo nel taglio basso per vedere il Buongiorno Abruzzo firmato da Domenico Ranieri. Il vino contadino conquista i sommelier, insomma un ritorno in qualche modo alle radici della vitivinicoltura della nostra regione. Poi sotto la testata
Terrorismo, la minaccia, Libia, attacco ai pozzi, Sarraj, l'ONU ci aiuti. E poi il trionfo firmato Allegri, Juventus da leggenda, quinto scudetto consecutivo per i bianconeri. Andiamo avanti, sempre restando al centro, cambiamo edizione provinciale, questa è la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Cene, hotel e donne Pagalater, Chieti, chiusa l'inchiesta sui rimborsi, tre indagati eccellenti per peculato di 1,3 milioni di euro, dalle carte della finanza spuntano nomi di ragazze dell'est, decine di scontrini di ristoranti. A Vasto, prima fugge e poi si costituisce nella fotonotizia, travolge un'auto, arrestato. Arresto evitato, scusate, per un soffio. Subito dopo l'incidente è fuggito a piedi, leggiamo dalla didascalia, ma ora, dopo il fatto, è tornato sul posto accompagnato dal suo avvocato e si è costituito. In questo modo ha evitato l'arresto. L'uomo, risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato dalla polizia stradale per lesioni. Nelle cronache, i comuni imbiancati, in Lanciano, spazzaneve in azione in piena primavera, neve di primavera per una decina di comuni del Sangro che ieri mattina si sono svegliati sotto una coltre bianca, scenario da pieno inverno. La perturbazione non ha risparmiato nemmeno la costa con mareggiate e pioggia insistente, una situazione preventivata in anticipo dagli esperti, ma che ha comunque portato sorprese e disagi per le celebrazioni della liberazione per chi aveva messo in preventivo gite fuori porta. E poi i nomi e le storie. Chieti premia gli eroi della liberazione, instabili sulle gambe, commossi e visibilmente orgogliosi, si sono fatti avanti uno per volta per ricevere la medaglia della liberazione. A consegnarle è stato il prefetto di Chieti, Antonio Corona, alla presenza delle autorità capeggiate dal vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. È stato proprio Legnini ad aprire la cerimonia che ha reso omaggio agli uomini simbolo della liberazione, i cui nomi e le cui storie non devono finire nell'oblio. E poi in Lanciano, multi a chi inquina, ecco le fototrappole per scovare gli incivili. E sotto la fotonotizia, Vastese, la festa continua, la città nel pallone dopo la promozione in Serie D. Andiamo avanti, cambiamo ancora prima pagina, ci spostiamo sull'edizione di Teramo. Ragazza abusata, sanzione ai genitori, questo è il titolo di apertura. Dopo l'allontanamento del padre accusato di violenza sessuale sulla figlia, il Tribunale dei minori dispone la sospensione della patria potestà per entrambi i coniugi, nominato un curatore. Poi, di spalla nelle cronache, la cerimonia del 25 aprile, ricordate le donne della Resistenza. Ancora in centro a Teramo, trovati in strada due giovani feriti, cadute accidentali, aggressioni, rischio, incidenti stradali, sono le ipotesi al vaglio degli investigatori per spiegare perché due giovani sono finiti in ospedale, soccorsi dai passanti che li hanno trovati feriti nelle vie del centro. Si tratta di uno studente universitario spagnolo, forse vittima di un'aggressione, e di un 17enne teramano, forse investito da un'auto, che è stato ricoverato con una lesione vertebrale. In Giulianova, Parco Franchi, una catena umana contro il chiosco. A centropagina, a San Gabriele, il giubileo a loro dedicato, raduno dei chierichetti, c'è chi ha 60 anni, si è svolto nel santuario di San Gabriele il giubileo dei ministranti. E poi, rapinatore con la siringa, Alba finge un incidente e deruba due fidanzati. Andiamo ancora avanti, l'ultima delle prime pagine del centro, turismo, c'è il bando per 12 milioni, questa è l'apertura della pagina dell'Aquila, incentivi post terremoto riservati alle imprese, dal 9 giugno sarà possibile accedere ai benefici statali, previsti stanziamenti anche per il settore agricolo e per le attività nei centri del cratere. Nelle cronache, lo scontro L'Aquila-Teramo-Cialente, manca unità tra la classe dirigente. Nel nostro territorio c'è un problema legato alla classe dirigente che non riesce a centrare l'obiettivo e questo non fa che indebolirci. Serve una strategia unitaria che si fa fatica ad individuare. Così il sindaco dell'Aquila a proposito dello scontro tra L'Aquila e Teramo, l'ultima in ordine di tempo è la questione Confindustria. Avezzano, trappole nella pineta per scoiattoli ed uccelli, spuntano le trappole nella pineta a nord di Avezzano, una pratica barbara che ha suscitato un certo allarme in una zona della città frequentata anche dai podisti. In Sulmona, Molina Terno, salmonella nel fiume, è vietato usare l'acqua.
E poi grave dopo lo schianto, incidente in vacanza per un ingegnere di Cerano, sempre dalle cronache di Avezzano. E a centropagina la fotonotizia dedicata al 25 aprile, cerimonia in prefettura, medaglia a 16 partigiani, eroi della liberazione. Andiamo avanti con le prime pagine regionali. Adesso andiamo a vedere la prima della città, quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere l'apertura. La rotonda ovale sotto inchiesta. I residenti di Via Po denunciano presunte irregolarità nell'opera. La procura ha aperto un fascicolo. E poi a centropagina la fotonotizia, la protesta del parco Giulianova, catena umana per salvare Parco Franchi dal cemento. Andiamo nel taglio alto, oggi l'assise sui conti della Teramo Ambiente, maggioranza Brucchi alla prova del Consiglio e poi turismo, neve in montagna, allagamenti al mare, 25 aprile col flop di spalla, l'intervista, errori giudiziari, il caso di Toni Lattanzi arriva nella trasmissione Porta a Porta, alla cronaca ancora. Due ragazzi feriti in centro, indaga la polizia. E poi nel taglio basso le celebrazioni 25 aprile, la liberazione tra memorie e nuove resistenze. E sotto la fotonotizia il Teramo Calcio, Daniello saluta, arriva Lupo, inizia la rivoluzione anticipata proprio dalla città con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Lupo. Lasciamo le prime regionali, apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Iniziamo dal Corriere della Sera. In apertura Libia, l'Italia offre 900 soldati, esercito e carabinieri proteggeranno i siti a rischio e addestreranno i militari locali. Richiesta di aiuto del Premier Serraj, Renzi, siamo sensibili, sostegno dal G5. Poi a centropagina il 32esimo scudetto della Juventus, la cinquina della Juve, quinto scudetto consecutivo. Andiamo adesso a centropagina, l'intervista Bertolaso, avrei rinunciato, Forza Italia ha detto di no, il candidato sindaco per quanto riguarda la capitale dice ero disposto a patti con Marchini. Andiamo avanti, la Repubblica, la Libia chiede aiuto all'ONU, Obama, migranti, basta muri, Renzi al G5 pronti a dare una mano a Tripoli, più soldati USA contro l'ISIS in Siria. E poi a centropagina, tre punti per l'intesa tra Toghi e governo entro l'estate, la legge sulla prescrizione, questa è l'intervista al ministro Orlando. E poi di spalla cade il Napoli a Roma, scudetto in anticipo, la Juve fa storia, 5 titoli di fila ai segreti della squadra perfetta. E poi per quanto riguarda il 25 aprile, Milano contestata la brigata ebraica, il Colle è sempre tempo di resistenza. Andiamo sul Messaggero adesso. Roma-Berlino asse anti-sbarchi, il vertice di Hannover, Merkel più vicina al piano italiano per riportare i migranti in Libia, Obama dice sì allo schieramento di navi NATO, il Premier Serraj alla Unione Europea, proteggete i pozzi. Poi le celebrazioni del 25 aprile, Mattarella, sempre tempo di resistenza, insulti ai cortei della brigata ebraica. Ancora pugno duro in Egitto, retata di giornalisti per notizie su Regeni, proteste al Cairo, lacrimogeni, arresti, una conduttrice in TV, l'italiano vada all'inferno. A centropagina lo sport, Nainggolan risolve il match, secondo posto ora solo a meno 2 per quanto riguarda la Roma, entra Totti e si riaccende la luce, Napoli battuto 1-0 al 90esimo, vittoria che dà lo scudetto alla Juventus. Andiamo sul tempo, liberateci dalla liberazione, ora basta, 70 anni dalla guerra, per il 25 aprile ancora disprezzo, odio e intolleranza, Toti e i Marò fischiati, fugge la Valente a Napoli, caos a Milano per la brigata ebraica e poi c'è l'editoriale di Gianmarco Chiocci, non è una festa, aboliamola, questa è la posizione del quotidiano romano. E poi di spalla la lettera Bertolaso funziona e vi spiego perché questo è l'articolo di Gianfranco Rotondi. E poi a centropagina lo sport, all'Olimpico battuto il Napoli 1-0, rinnovo di Totti, si apre uno spiraglio, la Roma regala lo scudetto alla Juve.
Nel taglio basso, ecco l'app per le note a scuola, in arrivo sui nostri cellulari ed è polemica sulla privacy. Il Fatto Quotidiano ora. Così ingrassano Mediaset con spot e soldi pubblici, ENI è nel Poste, tutti preferiscono il Biscione, un aiutino anche dal Premier. Poi sotto la testata, fiducia in calo, comunali, i candidati nascondono i partiti, i magistrati sono al 31%, la politica al 5%. Renzi attacca, intanto i tribunali chiudono, a Bologna manca il personale, le sezioni minori, la sezione minori si arrende. Andiamo sull'Unità adesso. Yes We Can è il titolo di apertura. USA e mondo hanno bisogno di un'Europa unita, forte e senza muri. È l'appello di Obama dal vertice G5 di Hannover, sostegno al governo di Tripoli e mezzi NATO contro gli schiavisti. A centropagina è sempre resistenza, ma i soliti violenti macchiano la festa. Questa è la posizione dell'Unità. Andiamo sul manifesto, il titolo sulla fotografia, memoria lunga, l'Italia celebra la liberazione, migliaia di persone in piazza contro l'Europa dei muri e i fascismi vecchi e nuovi, discorso di Mattarella in Valsesia, in Piemonte, per la libertà fu deciso il contributo del nostro popolo, è sempre tempo di resistenza, ha detto il Presidente della Repubblica. E poi il vertice di Hannover, via libera di Obama, la NATO fermerà i migranti. Libero, intervista a Marine Le Pen, leader francese del Front National, liberiamoci dall'Europa, questa è la sua posizione. All'indomani della vittoria della destra in Austria, il referendum inglese era Brexit aprirà la strada a tutti per l'uscita, costruire i muri come fa Vienna è un atto di democrazia. Sono posizioni, diciamo, non nuove per la leader di estrema destra francese. E poi a centropagina Renzi si fuma gli 80 euro ai pensionati, già rimangiata la promessa. Il giornale è un passo dall'intervento. Pronti alla guerra in Libia, Tripoli chiede aiuto per difendere il petrolio, coinvolta l'Italia e si terrà gli immigrati. E per contrastare la Jihad, la UE investe in auto blu. E poi a centropagina lo scudetto della Juve, una cinquina nella storia. Il Mattino di Napoli. Libia, ISIS prepara l'attacco, Tripoli al G5, difendete i pozzi, navi NATO per fermare i profughi, sì, degli Stati Uniti. E poi nel taglio alto, Napoli che beffa, ora niente scherzi, KO a Roma nel finale, Juve quinto scudetto di fila. Andiamo sul Secolo XIX, il quotidiano di Genova, Renzi, truppe per difendere l'ONU a Tripoli, Obama all'Europa, basta muri, più impegno degli Stati Uniti sul fronte sud. Serraj al G5 chiede aiuto per difendere i pozzi di petrolio. Andiamo ancora avanti, la Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi un avviso all'Austria, il Premier niente giustifica uno stop, il flusso dei profughi è calato, 25 aprile a Milano contestata la Brigata Ebraica, attenzione al corteo. E accanto di spalla Emiliano e Governo i punti caldi del patto per il Sud, unico accordo non firmato come quello per Napoli, in agenda alta capacità ferroviaria e piano dei porti. Allora, andiamo adesso a vedere i titoli per quanto riguarda lo sport nazionale, partendo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ovviamente non poteva essere in maniera diversa in primo piano lo scudetto della Juventus, Juve Cincin, e sono 5 consecutivi, e segna la Roma, il mondo bianconero brinda ancora, quinto scudetto di fila, come dal 31 al 35, un'impresa clamorosa che premia un gruppo di campioni, una società forte, le capacità di Allegri, applaudito da Lippi. Agnelli dice siamo infiniti, Allegri noi ex scarsi, Buffon, Barzagli, Bonucci e Dybala, uomini rimonta, il futuro sta nelle stelle, o restano o è rivoluzione. Andiamo adesso sul Corriere dello Sport, anche qui il titolo è dedicato alla Juventus, Juve mitica e ancora scudetto, il quinto di fila conquistato dopo una rimonta record. Il presidente Agnelli dice abbiamo scritto la storia, l'allenatore Allegri ha commentato dicendo è un successo pazzesco, il futuro l'assalto a Cavani per trionfare in Champions, le serie magiche da Schumi a Merckx, i grandi cicli da leggenda.
Nel taglio basso la sfida Champions, la Roma vince, Totti è decisivo, il Napoli rischia e poi il crollo rossonero, Verona fatale, Milan e Brocchi vanno a picco. Verona non porta mai bene ai colori rossoneri. E poi tutto sport, zitti tutti, così titola il quotidiano sportivo, mettendo in fila gli scudetti vinti dal 2011 ad oggi. E quindi con la foto di Dybala, che sicuramente è l'uomo copertina per quanto riguarda la Juventus. Adesso abbiamo tempo e spazio per il meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te, Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Collegamento sicuramente molto atteso, viste le condizioni meteo delle scorse ore. Insomma, abbiamo potuto vedere la neve che è caduta nelle zone di montagna, peraltro ampiamente anticipata. A te, Giovanni. Eh sì, Alfredo, avevamo già parlato di questo intenso peggioramento che nella giornata di ieri ha raggiunto la nostra regione. Si trattava di un impulso di aria molto fredda proveniente dal nord Europa che ha favorito anche una generale sensibile diminuzione delle temperature, tant'è che la neve è scesa anche intorno ai 500-600 metri di quota. Insomma, un evento piuttosto intenso che ha portato le temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Nelle prossime ore avremo un tempo decisamente migliore sulla nostra regione, con ampie zone di sereno, in particolar modo sul settore orientale della nostra regione, mentre annuvolamenti torneranno ad affacciarsi sulla Marsica e nell'Aquilano. Localmente ci saranno anche delle precipitazioni, ma non si prevedono fenomeni di rilievo o di forte intensità. La caratteristica principale di questa giornata sarà un nuovo rinforzo dei venti dei quadranti occidentali o sud-occidentali, il Garbino, che favorirà anche un generale aumento delle temperature, in particolar modo sul settore orientale della nostra regione. Quindi venti in rinforzo e temperature in aumento, temperature che si porteranno, diciamo, in linea con le medie stagionali. Ci sarà quindi qualche annuvolamento, poche novità anche nella giornata di domani, annuvolamenti sul settore occidentale, mentre delle schiarite anche ampie invece si registreranno sul versante orientale, sempre con dei venti piuttosto intensi sulle zone montuose, ma localmente anche sul versante orientale. Giovedì invece il tempo tornerà a peggiorare, peggiorerà perché non ci sarà più il vento di libeccio, ma arriveranno sistemi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che favoriranno un nuovo aumento dell'instabilità sulla nostra regione. E poi probabilmente, Alfredo, c'è da segnalare un nuovo deciso peggioramento del tempo proprio nel fine settimana a causa dell'arrivo di perturbazioni di origine nord-atlantica, ma di questa situazione ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti, Alfredo. Giovanni, non è certamente una novità la neve di primavera, anche se un po' ha sorpreso tutti quanti vedere i festeggiamenti della liberazione. Faccio un esempio per tutti: all'Aquila, sotto una fitta nevicata, sembrava quasi di essere a Natale. Eh sì, infatti sì, c'è stata proprio questa nevicata, tra l'altro, ripeto, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi di questa situazione, una situazione diciamo che va a rompere quella che era ormai caratteristica, cioè ovvero la rimonta, le frequenti rimonte dell'anticiclone africano che nelle settimane scorse avevano portato i termometri ben al di sopra delle medie stagionali. Basti pensare che domenica scorsa c'erano ben 30, oltre 30 gradi su molte località dove nella giornata di ieri è tornata la neve. Quindi è una situazione, è questa che la primavera ci ha abituato a vedere queste situazioni, ad assistere a queste situazioni. Comunque l'ultima nevicata di un certo rilievo con impulso freddo che ha portato la neve sulla nostra regione risale al 2003, quando tra il 7 e l'8 aprile 2003 ci fu una nevicata che raggiunse anche le località costiere. Nulla a che vedere con quella situazione, comunque c'è da segnalare appunto la peculiarità di questo peggioramento e probabilmente non sarà l'ultimo nei prossimi giorni, perché ripeto, nel fine settimana un'altra perturbazione nord-atlantica potrebbe riportare la neve sui nostri rilievi, Alfredo. E mentre tu parlavi, Giovanni, il nostro Gianni D'Areo in regia metteva in onda le immagini proprio dell'Aquila di ieri,
con la fitta nevicata per i festeggiamenti del 25 aprile, davvero una scena insolita. Io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina e averci dato lumi su quanto accade sulle nostre teste. Allora, prima di salutarci, facciamo vedere i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo. Andiamo a vedere adesso la pagina internet di abruzzometeo.org, eccola qui, la vedete in questo istante con ovviamente tutte le informazioni di cui avete bisogno e anche le webcam per vedere il tempo nello stesso istante, diciamo. E poi andiamo sulle pagine Facebook, questa è quella di Abruzzo Meteo e ancora la pagina Facebook di Giovanni De Palma. Ovviamente sul social network potete interagire anche con Giovanni. Grazie ancora per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento del tuo lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Prima di chiudere la prima parte di Mattino 6, faccio gli auguri a tutti quanti si chiamano Cleto o Anacleto, perché oggi la Chiesa celebra appunto San Anacleto, che nacque ad Atene dopo la metà del primo secolo. Datosi presto agli studi, si distinse fra i coetanei per il suo ingegno e per l'amore per la religione. Una volta arrivato a Roma venne consacrato sacerdote e quando la persecuzione privò la chiesa di Papa San Clemente, Anacleto fu eletto a succedergli sul soglio pontificio nel 103 d.C. Nel 112, dopo aver governato la chiesa per 9 anni, venne incatenato e, perseverando nella confessione della fede, fu ucciso il 19 di luglio. Il suo corpo fu sepolto all'interno del Vaticano. Dunque, noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la prima parte, lasciamo spazio ad un breve break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo, come detto, alle notizie dalla nostra regione, ripartendo dalla pagina Abruzzo del Centro. Enti locali, assunzioni con il contagocce, nei comuni gli impiegati sono di meno e più vecchi. Il rapporto dell'ANCI, in 7 anni negli uffici dipendenti sono diminuiti del 13%, 1 su 3 ha più di 50 anni. Di primio dice superare il blocco del turnover. E qui abbiamo anche una grafica riassuntiva, il dipendente degli enti locali, il personale dei comuni in Abruzzo, 8.040 persone, di cui il 41,5% sono donne, vedete proprio la divisione. Poi del personale delle province che si aggira sui quasi 1.500 persone, 1.479, 37,5% di donne. Il personale della regione 1.689, ci sono anche poi dipendenti, dirigenti e segretari nelle varie percentuali fra uomini e donne, anche i numeri precisi. E poi andiamo di spalla, Regione ANAS, vertice per riclassificare le strade provinciali. Scendiamo, il segretario regionale De Santis dell'IDV, la regione ripristini i fondi tagliati all'ARTA. Nel taglio basso, a Pescara, Sinistra Italiana arriva in Abruzzo, nasce il comitato promotore del nuovo partito d'opposizione. Andiamo avanti adesso con la lettura delle pagine Abruzzo, e c'è una notizia che interesserà sicuramente, perché riguarda l'economia e perché da oggi arrivano le buste arancioni con il calcolo della pensione. Questa è la comunicazione in arrivo a 150.000 cittadini ancora occupati. Renzi intanto frena sull'aumento delle minime, su questo non prendo impegni, ha detto il Premier. Andiamo adesso sulla pagina Abruzzo del Messaggero. Lauree facili, parla Sciarra, l'Ateneo e la mia facoltà non hanno responsabilità. Il preside al tempo dei 250, dottor Spidi Gonzales, cita l'archiviazione dei PM, 8 esami in un giorno si potevano fare. È una guerra personale, i reati di allora sono prescritti, ora una commissione valuti il problema dei diplomi irregolari.
Il fenomeno, un fiume di tassisti con licenze abusive, quel singolare record tutto abruzzese, sono decine i fronti aperti, alcuni con processi già in corso, altri in fase di indagine. E poi cosa dice la normativa? La legge ignorata sulle concessioni, la normativa è abbastanza chiara e seppur demandata ai singoli regolamenti comunali, la Regione ha indicato già dal 2012 i criteri che devono o dovrebbero regolare il rilascio delle licenze di noleggio con conducente, anzi in una apposita circolare ha invitato i singoli comuni a vigilare che le licenze rilasciate siano a servizio delle popolazioni locali e non illecitamente utilizzate per la concorrenza sleale in altra regione. Andiamo a vedere nel taglio basso, biblioteche provinciali, lettera dei dipendenti a Luciano D'Alfonso, lettera aperta per chiedere un'assunzione di responsabilità da parte della Regione sul futuro delle biblioteche provinciali, a sottoscriverla ai dipendenti delle quattro biblioteche provinciali dell'Aquila, Teramo, di Chieti e di Pescara, che sottolineano come ad oggi, a 2 anni dalla legge Delrio, la Regione non abbia dato alcun segnale concreto per il loro salvataggio. Ritorniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire insieme la pagina di Pescara, le pagine di Pescara. Lo stabilimento sotto accusa per la puzza, ho licenziato 3 operai per lo stop al sansificio, lo sfogo del titolare Rocco Schiavone, costretto a chiudere l'azienda per 3 mesi, è falso che inquiniamo, siamo pronti ad azioni legali contro gli ambientalisti. Dunque non accenna a placarsi questo scontro sul sansificio di Pescara. Nei giorni scorsi il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dall'imprenditore e ha congelato l'ordinanza con cui il sindaco Alessandrini ha sospeso temporaneamente l'attività del sansificio, accusato di aver prodotto odori troppo forti in attesa di una verifica attenta dei fiumi. Ma quello stop è costato caro dei fumi, scusate, quello stop è costato caro ai titolari. Non so quantificare il danno economico, dice Rocco Schiavone, posso dire che sono stato costretto a licenziare 3 dipendenti. Poi a dicembre, primo allarme per la puzza, il comune accusò la società. Qui si ricostruisce un po' la storia di quanto accaduto proprio sulla vicenda Sansificio. Un nuovo studio di Spalla, sono 3 i pini da abbattere in Viale Regina Margherita, sarebbero solo 3 i pini pericolosi. Nel viale centrale di Pescara, lo rivela lo studio che il gruppo di lavoro, composto da agronomi del comune e da esperti nominati dalle associazioni ambientaliste, ha effettuato nei giorni scorsi. Ne resterebbero 13, ma solo di questi 3 sono da tagliare. Andiamo avanti. Le opere dimenticate di Michetti, la figlia chiede il risarcimento. L'erede dello scultore torna a fare causa al comune, pronta a riprendersi e a portare altrove le opere donate dal padre alla città. È il terzo caso dopo la collezione di Perzio e di Alfredo Paglione. L'amministrazione ha già dovuto versare quasi 10.000 euro di spese legali per una causa precedente. Vanno a trovare i parenti in città e i ladri gli svaligiano la casa. Questo è accaduto purtroppo nel ponte del 25 aprile. Andiamo avanti, cronaca nera, muore dopo il turno di lavoro al bingo, tragedia in via Michelangelo, Carmine Ciampoli, 49 anni, si è accasciato all'improvviso in strada, era cardiopatico, inutili soccorsi del 118. E poi marito violento arrestato, oggi ci sarà l'interrogatorio, da domenica è rinchiuso nel carcere di San Donato. Il marito quarantenne arrestato per tentata violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie. In ospedale manca il personale, domani i sindacati incontreranno il manager della ASL Mancini. Ecco le richieste dei sindacati del personale medico-sanitario. Andiamo ancora avanti, allergie in aumento, colpa anche della troppa igiene. L'allergologa pediatra di Pillo, così viene sbilanciato il sistema immunologico di fronte a certi sintomi, fate subito i test senza aspettare che il bambino cresca. Vengono riportati anche i consigli utili per affrontare le allergie che in questo periodo purtroppo affliggono tantissime persone. Poi ci sono le cifre
delle allergie respiratorie nei bambini, tra i 6 e i 7 anni il 6%, tra i 13 e i 14 anni il 15%, per l'asma allergica le percentuali salgono nei bambini tra i 6 e i 7 anni l'8% e scendono tra i 13 e i 14 anni 9,5%. Andiamo al 25 aprile adesso, cerimonia in piazza con tre partigiani, consegnate le medaglie ai protagonisti della liberazione, cerimonia anche a Colle Pineta nonostante la pioggia. Noi invece andiamo con Francesca Romana Testi a vedere la cerimonia che si è svolta in piazza Garibaldi. Un 25 aprile che si celebra sotto una pioggia incessante e temperature rigide. A Pescara nessuno è voluto mancare all'appuntamento. Presenti le istituzioni, il prefetto Francesco Provolo, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, il presidente della provincia Antonio Di Marco, il sindaco Marco Alessandrini, il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno e a sorpresa anche il senatore di Forza Italia Antonio Razzi. E ancora l'arcivescovo della diocesi Chieti Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, il parroco di San Cetteo, la Capitaneria di Porto, le volontarie della Croce Rossa, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, associazioni combattentistiche e tanti cittadini. La Liberazione d'Italia unisce nel ricordo del sacrificio compiuto dai partigiani quel 25 aprile del 1945 al grido di resistere o perire. Beh, 71 anni da quel 25 aprile del 45 e noi siamo e restiamo un popolo serrato intorno a un monumento che si chiama Ora e Sempre Resistenza. L'ha scritto Calamandrei, uno che la sapeva lunga, un padre della patria, un costituente, e penso che sia una dicitura sempre valida, una resistenza diversa da quella del 45, una resistenza oggi nei confronti di una crisi, di una rabbia sociale, ma noi siamo un grande popolo e abbiamo tutte le energie e le forze per farlo. La storia non va dimenticata, la storia ci aiuta a capire e a comprendere il presente e anche tutti coloro che hanno combattuto, si sono impegnati per un'Italia libera, per un'Italia democratica, è giusto che vengano ricordati in ogni occasione. Questo è un grande messaggio che va inviato ai più giovani, ai ragazzi che come me del resto non hanno conosciuto la guerra, quelle atrocità, però è giusto che sappiano quali sono i vantaggi che oggi abbiamo nel vivere in una società democratica. Andiamo avanti e passiamo sul Messaggero, sempre dalle pagine di Pescara, sede regionale nella City, altro stop, due pronunciamenti da parte del Consiglio di Stato. Legittime le prescrizioni dell'ENAC sul piano di rischio, tutto resta come prima, sarà il calcolo di carico antropico a stabilire se gli uffici possono passare da privati a pubblici. La situazione rafforza il no del sindaco al cambio di destinazione, l'alternativa è Toto. Doppia sentenza, l'ENAC è legittimato ad intervenire sul piano di rischio aeroportuale, dunque sono legittime le modifiche apportate dall'ente ampliando le aree ricomprese nel piano stesso al fine di elevare il livello di sicurezza dell'area più prossima all'aeroporto a tutela sia di chi vola sia di chi opera a terra nelle vicinanze dello scalo. E questo l'esito di due ricorsi fotocopie in Lombardia e in Sardegna, ora al serio e Cagliari Elmas, che il Consiglio di Stato ha chiuso accogliendo il punto di vista dell'ENAC, sentenze che hanno di fatto ribaltato quanto disposto in precedenza dal TAR e che hanno riaperto che hanno ripercussioni anche su Pescara. Confermare nel piano di rischio le zone laterali C e D previste dall'ENAC significa congelare lo stallo in cui, la City è finita. Andiamo adesso avanti, torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo sulla pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Nuova caserma ultimata ma l'arma non trasloca. La nuova sede dei carabinieri è prevista nell'ex pretura di via Michetti. L'inaugurazione era stata annunciata per metà aprile ma slitterà di un mese. I locali sono pronti, scrive Paola Toro, in arrivo gli arredi, validate le autorizzazioni, in questa settimana lo stabile otterrà l'agibilità, ma i militari dell'arma sono ancora nella vecchia sede di via Maiella. Per il comune è tutto ok, quello che sembra mancare è il sì definitivo al contratto di affitto proposto dall'ente per ospitare i carabinieri in un edificio comunale.
E poi Francavilla verso il voto, Cemento e Veleni, Luciani contestato da Uniti a Sinistra, il Movimento Uniti a Sinistra contesta al sindaco Antonio Luciani un'affermazione pubblica su un periodico locale, abbiamo una fascia costiera antropizzata e una zona collinare in cui ci sono ancora margini da sfruttare, questa è la frase contestata a Luciani che fa dire a Moreno Bernini che il re è nudo. E poi nel taglio basso San Giovanni Teatino verso il voto, Cutrupi del Movimento 5 Stelle, sono 6 anni che l'ex fonderia è pericolosa, sono i rilievi effettuati nel 2010 dal Tribunale a ritenere che l'ex fonderia di Nicola sia una bomba ecologica, così Mario Cutrupi. E poi Francavilla, guida sicura e street art alla festa dei 18enni, celebrato al Mumi, l'appuntamento con i più giovani, a tutti una copia della Costituzione. Andiamo sulla pagina di Montesilvano. Il ricorso per le pari opportunità, si accende lo scontro al TAR sulle quote rosa in giunta all'esecutivo Maragno. L'impugnativa di Sell non è pertinente perché il partito non è rappresentato in consiglio comunale. Immediata la replica dei ricorrenti. E poi l'omaggio per il 25 aprile ai caduti in piazza Montanelli con De Martinis. Poi a centropagina, porta a porta, accuse fantasiose. L'assessore Cilli ribatte a Ruggero e Rossi affermazioni deliranti sui rifiuti. Nel taglio basso la nobile arte di Diletta, stella del pugilato, cresciuta nella palestra di Giacomo, a 26 anni coltiva il sogno azzurro dei mondiali in Azerbaigian. La pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, stoppa i pasti nella casa di riposo, 9 ospiti devono traslocare, il sindaco D'Alfonso firma l'ordinanza che vieta la preparazione degli alimenti, la struttura è ritenuta da ASL e NAS non più idonea ad accogliere anziani e rifugiati in regime di promiscuità. A centropagina le primarie premiano la prof di Donato, Manoppello, docente di lettere quarantenne, vince la sfida interna al PD con l'assessore Ciammaichella. E poi nel taglio basso alunni a lezione di guida con i simulatori dei vigili urbani. Adesso passiamo sul Messaggero, andiamo a vedere qualche notizia dalla pagina dell'Aquila e poi andremo a vedere anche la pagina di Chieti. Neve in città, scatta l'emergenza freddo, il Comune decide la proroga dell'accensione dei termosifoni fino al 1° maggio per le scuole, progetto case e Banca d'Italia. Precipitazione a suo modo storica, quella più tardiva risaliva al 90, nelle Newtown appelli disperati e c'è chi si è scaldato con il forno. Andiamo a vedere proprio le immagini della neve all'Aquila nel servizio di Giorgio Alessandri. Fuori programma imbiancato all'Aquila, dove attorno alle 8 il maltempo e la neve hanno stretto in una morsa la città e l'intero hinterland del capoluogo. Certo, le previsioni avevano preconizzato un brusco abbassamento delle temperature, ma la coltre bianca ha sorpreso un po' tutti. Fuori dagli armadi piumini e cappelli, con il ricordo delle giornate estive dei giorni scorsi che sembra ormai sbiadito. Situazione più complessa in quota, con la neve che è scesa abbondantemente sul Gran Sasso e sui paesini della cinta montana, regalando a residenti e turisti arrivati per il ponte del 25 aprile uno spettacolo magico e al tempo stesso surreale. Un leggero strato di neve si è depositato anche sulle autostrade, ma grazie al lavoro dei mezzi spartineve e spargisale non sono stati registrati particolari problemi alla circolazione. Stesso discorso su strade statali e provinciali, dove l'obbligo di gomme termiche è terminato il 15 aprile scorso. Considerata la straordinarietà della situazione, il sindaco Massimo Cialente ha annunciato inoltre dalla sua pagina Facebook che fino al 1° maggio verrà prorogata l'accensione dei riscaldamenti in tutti i plessi scolastici, progetti case e Banca d'Italia. La ricostruzione adesso, contratti a tempo degli uffici speciali e braccio di ferro sul rinnovo, la proroga triennale è una condizione necessaria per garantire una programmazione stabile del lavoro e per consentire che le pratiche vadano avanti. E poi droga, indagini chiuse sull'imprenditore D'Alessandro e gli albanesi, associazione per delinquere, estorsioni, lesioni, maltrattamenti, minaccia nei riguardi dell'ex moglie, oltre a varie violazioni in materia fiscale. La procura dell'Aquila ha chiuso l'inchiesta su un gruppo di italiani albanesi pronto a gestire chili di cocaina per rifornire il mercato della Teramo Bene e della costa anche pescarese. Oltre un anno di intercettazioni ambientali, telefoniche e mappature con GPS hanno consentito agli investigatori di ricostruire vari spostamenti di corrieri su auto di grossa cilindrata per l'accusa messa a disposizione da Walter D'Alessandro, 44 anni, imprenditore edile dell'Aquila. Andiamo avanti,
una cittadella della creatività all'ex psichiatrico. La proposta arriva dal comitato 332 dopo l'assoluzione nel processo Casematte, ma le battaglie non sono finite. Tettamanti, raggruppiamo tante associazioni e puntiamo a riqualificare l'area di Collemaggio. E poi le celebrazioni del 25 aprile, premiato Ettore, l'ultimo dei partigiani. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti per quanto riguarda sempre il Messaggero. Liberazione, medaglie ai partigiani, ma il maltempo ha rovinato la festa. Grifone dell'Ampi attacca il comune, non ci hanno concesso la piazza. Zulli se la prende con la prefettura, anziani lasciati sotto la pioggia. Il vicepresidente del CSM a Lanciano, Legnini, sono attualissimi i principi e i valori di solidarietà ed uguaglianza. Andiamo avanti, la pagina di Lanciano Vastortona, violenze e danni in via Adriatica, taglia da 500 euro. La provocazione è partita da rinnovi di codici per aiutare le forze dell'ordine ad identificare i componenti della gang a Vasto. L'assessore Marcello, non lasceremo campo libero a questi scriteriati, da Alessandro dice firmare la legittima difesa. E poi sorpresa amministrativa e la diaspora degli assessori a Lanciano, da 6 assessori che componevano la giunta Pupillo, 2 non si ripresenteranno al voto del 5 giugno, mentre uno è passato ad altro schieramento politico, gli altri 3 invece saranno impegnati in prima persona. Nel taglio basso, sempre a Lanciano, spenti i riflettori sulla fiera dell'agricoltura nonostante il maltempo, edizione da record. Nel weekend polverizzati gli ingressi dello scorso anno, il presidente Ferrante e intere famiglie hanno affollato gli stand, tanti i consensi. E poi a Ortona, dragaggio e vasche, lavori rallentati al porto. 2 ricorsi sono stati presentati contro le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori di escavazione del porto. È fissata al TAR Abruzzo, sezione di Pescara, per il 6 maggio l'udienza di discussione nel merito dei procedimenti. Adesso andiamo a vedere qualche notizia dal Teramano, tornando sul quotidiano La Città. Partiamo dalla cronaca, la rotonda ovale di Via Po sotto inchiesta, i residenti denunciano presunte irregolarità nella realizzazione dell'opera, la procura di Teramo intanto apre un fascicolo. I disagi, incidenti, segnaletica enigmatica, frane e continui allagamenti nei pressi della rotonda di Via Po. E poi per quanto riguarda sempre la cronaca, 2 ragazzi feriti in centro, indaga la polizia. Protezione civile, Brucchi fa il pompiere. Per quanto riguarda lo scontro e il confronto fra il sindaco e la Cives, abbiamo pensato al bene della città e al parco della scienza. Botta e risposta, le 2 associazioni hanno convocato 2 conferenze stampa, Cives questa mattina, Gran Sasso domani. E dunque andiamo a vedere proprio il servizio su questo argomento. In tempi di vacche magre e di rosso fisso nelle casse pubbliche è chiaro che ogni opportunità di avere servizi gratuiti per un ente, in questo caso per il comune di Teramo, è ben accetta. Ma prima di affidare quei servizi ad associazioni di volontariato, bisognerebbe accertarsi del lavoro che queste svolgono realmente sul territorio. È così che si arriva allo strano caso della Gran Sasso d'Italia e dei locali che il comune di Teramo ha messo a disposizione gratuitamente alla Onlus nel Parco della Scienza in cambio di manutenzione. Episodio che sicuramente è da inserire nel capitolo della superficialità da parte dell'amministrazione Brucchi. Sì, perché la Onlus di Mosciano si occupa di protezione civile e non è un mistero, e non di servizi di manutenzione, e approdando nella città di Teramo andrebbe a violare il principio di territorialità, perché nel capoluogo aprutino il servizio di protezione civile è già svolto e da più di 20 anni dalla Cives. Io credo che questo sia un fatto non dico dovuto, ma comunque necessario per il comune, che in questo momento ha difficoltà, tant'è vero che noi per esempio utilizziamo gli LSU per fare le pulizie immobili. Se c'è un'associazione che si propone, e noi non abbiamo fatto altro che accogliere la richiesta di questa associazione. Il presidente della grande Gran Sasso, che con comunicati si è vantato di aprire sul territorio teramano 8, 9, 10 sezioni, di voler coprire l'intero territorio teramano, devo dire che è caduto molto molto in basso. Ci sono le cooperative sociali di lavori socialmente utili, ben vengono queste cooperative e queste associazioni di volontariato.
nel caso specifico sembrerebbe invece che sia una associazione di protezione civile. Maggioranza alla prova del Consiglio, restando sempre a Teramo, convocata per questa mattina l'assise civica per discutere del PEF-TEAM, ma si temono assenze strategiche. Gruppo Civico Puglia e Campania potrebbero sedere regolarmente sui banchi, ma non si esclude l'astensione. Insomma, dopo quello che è successo all'interno della maggioranza, sarà utile vedere cosa accade questa mattina. Poi provincia, neve in montagna, allagamenti al mare, la festa della liberazione caratterizzata da una tipica ondata di maltempo e da temperature invernali. Abbiamo già ascoltato il nostro esperto Giovanni De Palma nella fine della prima parte di Mattino 6. Poi il caso Toni Lattanzi a porta, casi giudiziari infiniti, l'ex assessore di Martinsicuro da Bruno Vespe. Risarcimento per 83 giorni di ingiusta detenzione, è stato riconosciuto un risarcimento di 55.000 euro. Santomero, trasferta a Pescara contro la piattaforma dei rifiuti, va avanti la battaglia del comitato di cittadini della frazione di Poggio Morello. Andiamo ancora avanti, catena umana contro la cementificazione, cittadino governante 5 Stelle tornano a manifestare al Parco Franchi. Giulianova, i due movimenti si oppongono alla realizzazione di un nuovo chiosco di 100 metri quadrati. Torniamo sul centro adesso per aprire la pagina dello sport, andiamo a vedere cosa propone l'Abruzzo Sport. Quest'oggi Serie B, il portiere della Virtus Entella Jacobucci, un pescarese sulla strada di Oddo, l'estremo difensore protagonista anche a Latina. Giochiamo divertendoci, andavo con gli amici in Curva Nord ma mai avuto una chance in biancazzurro. Questo è il focus sui prossimi avversari del Pescara. Andiamo a vedere nel posticipo il Novara in rimonta, il Perugia per due volte, partita finita 2-2 tra Novara e Perugia. Il Lanciano, l'uomo di esperienza, Vastola, il fedelissimo, prepara la vendetta. 38 anni, uno dei più impegnati e impiegati da Maragliulo, e sabato con l'Avellino ritroverà Tesser, con cui non ha avuto feeling con l'Ascoli in Serie A. Andiamo nel taglio basso, la Lega Pro, la scelta del nuovo DS Campitelli, Lupo, profilo ideale per il Teramo. E poi domenica la Lucchese al Fattori, l'Aquila in ansia per Boulevardi e Pesoli. Restiamo sempre alla Lega Pro, ma adesso andiamo sulla città per aprire la pagina dello sport. Teramo fine stagione pensando al futuro, ultime due partite senza interesse, l'attesa è tutta per gli annunci di Campitelli. Rifondazione con Lupo direttore sportivo, il Teramo conta di ricostruire le basi per il torneo futuro. Questo per quanto riguarda la Lega Pro. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo avanti. Promossi in Serie D, la Vastese ripartirà con Colavitto in panchina, il patron Bolami, noi vogliamo confermare il tecnico e lui intende restare, la società sarà ampliata, lo stadio adeguato e il vivaio avrà un impulso. Per quanto riguarda il podismo, Adugna mette tutti in riga a Roseto, il Vastese Naglieri terzo, la Teatina di Marzio seconda tra le donne. Poi l'Atletica, Barbone, record regionale nel martello, ad Ascoli nella gara allievi sugli scudi il lanciatore della Terno. Spiagge d'Abruzzo Cup, la chiusura, Verlenge e Colonia che colpi, pescaresi secondi e teramani terzi nei pulcini e grande festa nonostante la pioggia e il freddo. Poi l'elite regionale, giovanissimi, il Poggio campione, l'Aquila e Teramo ai sedicesimi. Andiamo al ciclismo, amatori a Tollo, la pioggia non ferma il trionfo di Borgese, circa 800 partecipanti alla 13ª edizione della Fondo Colli Teatini, nonostante il maltempo, staccati Lanzillo e Quintili. Nel taglio basso, Civitella del Tronto, Rosati fa il bis, Juniores la Tetra Umbro vince per il secondo anno. Bikanov campione in Val Vibrata. Andiamo a vedere anche rapidamente la pagina dello sport del Messaggero. Andiamo subito a recuperarla. Vediamo se riusciamo, se la tecnologia ci assiste in questa specie di impresa nel cercare di vedere la pagina dello sport del Messaggero. Allora ci siamo, andiamo a recuperarla subito.
Ripartiamo dal Pescara. Pescara vince la qualità. L'ex tecnico biancazzurro applaude la squadra di Oddo. Ha idee e doti tecniche nettamente superiori alla media. Tra gli allenatori giovani, Massimo è uno dei più bravi. Avere lavorato nei settori giovanili è una palestra importante. Poi la Padula ha visionato dalla Juve col Brescia nella scorsa giornata. Il basket di A2, Roseto, il pericolo viene dall'alto. Sharks al lavoro per preparare la sfida playoff contro Ferentino. Trullo, da temere i loro lunghi. Andiamo avanti, Virtus Lanciano, l'ultima sfida, servono altri 9 punti. Il tecnico Maragliulo fissa la tabella di marcia per arrivare alla salvezza diretta. Bisogna raggiungere quota 48, obiettivo non impossibile visto la forma della squadra. E poi la Lega Pro per l'ultima domenica, per l'Aquila domenica è l'ultima chance contro la Lucchese, vincere per sperare di evitare i play-out. E ancora la Lega Pro, Cifaldi, Vivarini ha fatto un miracolo, il responsabile della Berretti, che soddisfazione vedere esordire i nostri ragazzi in prima squadra. La Serie D, Giulianova, dopo partita turbolento a Campobasso, Giulianova sconfitto per 5-0, che è matematicamente in eccellenza. E poi il calcio a 5, Pescara torna il sereno, l'obiettivo è il tricolore. Iannascoli, non è facile tenere fuori giocatori importanti, ma siamo stati noi a volere un organico così importante. Quasi sicuramente i biancazzurri parteciperanno alla Coppa Intercontinentale in Brasile. E poi la festa della Vastese, con la Vitto, sempre creduto nella vittoria. Vastese, che ha vinto il campionato d'eccellenza salendo in Serie D. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 termina qui, tornerà domani alle ore 7. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.